Ciao a tutte, torno con uno svuota la spesa Lidl e Iperlando perché oggi siamo stati a fare la spesona grossa del mese. Inizio con il Lidl dove ho preso questo casco di banane e un cestino di quelli retati di arance tarocco perché entrambe le cose erano in offerta. Della linea Bio Organic ho voluto provare a prendere questo sacchettino di semi. Ci sono semi di girasole, semi di zucca e quinoli sgusciati. Poi ho voluto prendere queste fette croccanti a base di farina di frumento integrale con formaggio e semi di zucca. Mi sembravano molto sfiziose e anche sinceramente molto carine da vedere. E per finire con questa linea ho preso anche questi dolcetti a base di arachidi, fiocchi di avena e noci di acajou, agricoltura biologica. Questi qui che mi sembrano belli croccantosi e sfiziosi. Della linea Italiamo ho poi voluto provare a prendere questa pasta, e cioè la fregola sarda fine, perché questa pastina così piccola mi ispirava per minestrine in brodo, minestre di verdure, zuppe, eccetera, eccetera, che in questo periodo io e Matteo mi rendo conto che è una cosa un po' da pensionato, ma insomma, quando fa freddo ne consumiamo parecchie. Sempre di questa linea ho poi preso questa crema di asparagi e quest'altra con olive e mandorle. Questo l'abbiamo già messo in freezer per le sere in cui finisco di lavorare tardi, un piatto completo formato da broccoli e salsiccia dolce. Due barattoli di polpa Mutti, questo ovviamente l'ha presa lo chef di casa. Un altro sacchettino di cioccolatine assortiti della Pernigotti e questi ovviamente li ho presi io. Con questa luce che mi viene dall'alto sembra un po' fantasmatica, ma oggi non potevo fare altrimenti perché fuori luce non ce n'è. Comunque, dal reparto cosmetico ho poi preso un altro boccione di questo che è il mio sapone preferito preferitissimo tra questi qui della linea premium, e cioè quello con gelso e citronella, e ne ho già comprate molte molte confezioni. Della linea alla mandorla, che ha questo pack veramente molto molto carino in questo rosa molto delicato, ho preso questa mousse detergente per il viso 3 in 1. Devo ancora leggere l'etichetta, quindi non so che cosa prometta di fare. Comunque vedremo, e ovviamente non potevo esimermi, ho preso la crema mani. Sapete che io di creme mani, soprattutto in inverno, ma in realtà durante tutto l'anno ne uso tantissima, quindi devo avere sempre le scorte pronte. E infine, siccome sto finendo l'olio corpo, sempre della Sien, quello della linea al melograno, ho pensato di prendere questo qui appunto della linea alla mandorla. E poi ho anche preso i due shampoo alla caffeina, questo nella versione men e quest'altro nella versione, boh, resto del mondo, non lo so. Comunque, questo qui è indicato per capelli fini e danneggiati, i miei non sono danneggiati ma sono sicuramente molto molto fini. Questo qui ovviamente lo userà Matteo, vedremo, sono abbastanza curiosa rispetto a questi shampoo, vi farò sapere. In più Matteo si è preso questo paio di scarpe da ginnastica che ha pagato intorno ai 17-18 euro, ha preso il 43, le ha già provate, sono giuste per lui. Infine ho preso il distruggi documenti, ce n'erano diverse versioni, ho preso questa qua grigia con la parte, diciamo, adattabile che si può inserire sopra il cestino di riferimento. All'Iperlando invece vi faccio vedere prima le cose dolci perché è la prima borsa che mi è capitato di intercettare. Ho preso questi mini muffin yogurt e cacao. Io di solito prendo sempre quelli della Gilly, che infatti ho ripreso anche stavolta, ma questi sono vaniglia e cacao separati. Invece questi qui, come vedete, sono bicolor. E sempre della Gilly ho ripreso anche questi mini muffin al lime perché li trovo buoni. Confezione di Ferrero Rocher perché dopo Natale queste cose qui vengono messe in offerta e io ne ho volentieri approfittato. Era da un sacco di tempo che non compravo le campagnole del Mulino Bianco e anche queste erano in offerta, per cui ho preso il pacchettone grande da 1 chilo. Due confezioni di biscotti boccia. Sempre due confezioni, ma delle mini fette integrali del Mulino Bianco con il cioccolato fondente. Stavolta, ahimè, non ho trovato le fette normali con il cioccolato al latte, che sono quelle che a me piacciono di più. Queste qui sono le preferite di Matteo,
L'altra versione, stavolta non c'era. Kinder Brioche e Buon di Motta, entrambi in versione integrale perché mi piacciono molto. E Buon di Motta, tra l'altro, sopra hanno anche dei semini. Cacao in polvere perché l'avevamo finito. E il cacao è contenuto anche in questo infuso dell'Angelica. Questa è la serie Le tisane emozioni al cacao. Questo qui nello specifico è cacao, cocco e caramello. Mi ispira tantissima curiosità. E ho voluto provare a prendere anche questo qui. Infusi gustosi 100% naturali con frutta secca. Questo qui è alla nocciola ed è della Bonomelli con note di vaniglia e sempre della Bonomelli. Questo qui con uva nera e fragola mi ispirava tantissimo. Tra l'altro, queste confezioni qua sono piccoline, per cui si smaltiscono anche velocemente. Questa è infusione sia a caldo che a freddo, volendo. 3 sacchettini di crostini a cubetti. Ho fatto un po' di scorta perché, come sapete, come vi ho già detto in un altro svuota la spesa, io questi da Lidl non li trovo, quindi quando li trovo faccio un po' di scorta. I bibanesi poi non possono e non devono mai mancare. Questi sono i miei preferiti, quelli con farro e quinoa, ma in realtà ci piacciono molto anche questi qui al Kamut e questi integrali, oltre ovviamente alla versione classica, che comunque è sempre buonissima. Questi qui invece ho voluto provare a prenderli perché li ho trovati in offerta. Sono i gioiosi leggeri a ridotto contenuto calorico, 30% di grassi in meno. Sono molto simili per forma ai Bibanesi e una caratteristica dell'Iperlando, che mi rendo conto è un ipermercato molto molto local, perché se ne trovano alcuni esemplari solo in provincia di Padova, Venezia e Treviso, quindi è molto concentrato, diciamo, in questa zona. E dicevo, l'Iperlando ci sono molte marche del territorio, infatti questi crostini qui sono prodotti proprio in provincia di Padova. E rimanendo in ambito di cose da sgranocchiare, Matteo si è preso i suoi salatini preferiti, quelli che sgranocchia la sera davanti alla TV. E abbiamo ripreso la tortilla blanca della marca Pata, questi sacchetti fanno un sacco di casino, e queste qui le trovate in offerta, le patatine classiche. Il pane a fette del Mulino Bianco, a me piace questo qui perché si sentono proprio i semini che crocchiano sotto i denti, forse l'avrete capito che ho un debole per i semini. Matteo ha preso poi dei sughi pronti della Barilla, questo pesto rustico con basilico e zucchine. Questo qui nella versione mediterraneo e quest'altro con pomodori secchi. Sorvolo sulle scorte di pasta perché è pasta, noi prendiamo sempre quella della Barilla. E ci sono poi queste due lattine di olive nere denocciolate e quest'altra lattina di fagioli borlotti di Lamon. Mi stavo dimenticando della frutta e di tutto quello che è già in frigo, come ad esempio i formaggi e la carne. Per quanto riguarda la sezione bevereccia, io ho fatto un po' di scorta del mio latte di riso solito perché all'ipermercato comunque lo trovo a un buon prezzo e quindi faccio un po' di incetta. Per cambiare un po', però, ho voluto provare a prendere anche questo riso e mandorla della marca Mirvana Bio e quest'altro della Bjorg, riso, cioco e nocciola, che praticamente è Nutella liquida. Mi è cascato poi l'occhio su queste lattine e ho fatto un'eccezione perché di solito non consumo mai bevande gassate, però per questa ho voluto fare un'eccezione perché mi incuriosisce. Passione italiana della San Benedetto, questa è una bevanda a base di succo concentrato di clementine. Vedremo. Ho fatto poi un po' di scorta anche di capsule compatibili con la macchinetta del caffè dolce gusto, che è questa qui. Questa qui della marca Italian Coffee, che anche questa viene prodotta in provincia di Padova. La mocanella è la mia preferita in assoluto, è quella che consumo sempre dopo pranzo e ne ho comprate ben 4 confezioni perché insomma all'ipermercato ci andiamo una volta ogni mese, mese e mezzo, per cui quando ci andiamo facciamo scorta. E un'altra bevanda che mi piace molto, sempre cialde compatibili con la macchinetta qui, della Nero Nobile, il nocciolino. L'ultima volta che eravamo stati all'ipermercato questo non l'avevo trovato e quindi volentieri consumo questa bevanda nel periodo autunno-inverno. Ma tra l'altro qui dietro potete vedere la lavagnetta che avevo preso da Lidl e che vi avevo mostrato, credo, nell'ultimo svuota la spesa. L'abbiamo appesa qui in ingresso. E questo era più o meno tutto per quanto riguarda la spesa fatta oggi. Vi ho mostrato ovviamente le cose magari un pochino più sfiziose e interessanti. Come al solito vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Vi saluto e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!